Ciao ragazzi, benvenuti nella 30ª puntata della Vecchia Italia. Io sono Chantalin e questa mia serie fa parte della serie degli Agricolarum. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per la voce, ma sono molto raffreddato per via dell'allergia, quindi ho una voce un po' chiusa e molto nasale. E un'altra cosa di cui voglio scusarmi è che anche la settimana scorsa non è uscito nessun video della Vecchia Italia. Purtroppo, come abbiamo scritto sul nostro profilo Facebook della Coppa Agricolarum, sulla nostra pagina Facebook della Coppa Agricolarum, in questo periodo abbiamo avuto parecchi impegni personali, un po' tutti gli Agricolarum, e purtroppo i video hanno avuto un rallentamento nell'uscita. Avete visto che ci sono stati parecchi giorni buchi, però purtroppo così è andata. Settimana scorsa oltretutto siamo andati, anche alcuni di noi Agricolarum, siamo andati al raduno trattoristico di Cavezzo il 1° maggio. Abbiamo fatto anche una piccola live, quindi qui sul nostro canale YouTube, se andate a cercare tra i video dal vivo trovate caricata la live che abbiamo fatto, dove si vedono un po' di trattori, un po' dei tanti, perché c'erano circa 700 trattori, tutti non potevamo farveli vedere. Comunque una gran bella esperienza. Allora, io ringrazio come sempre chi nella scorsa puntata ha voluto portare un saluto sotto la mia, nei commenti. Quindi ringrazio Omar Boschero, Simone Sivori, Giampaolo Zanutto, Giovanni Gentile e Corrado Rinaldi. Ciao ragazzi, grazie per il vostro saluto e grazie per essere affezionati al nostro canale e a questa mia serie della Vecchia Italia. Allora, siamo arrivati a luglio, ho finito di fertilizzare, nella scorsa puntata abbiamo fertilizzato il campo di avena. E ho, già che avevo il fertilizzatore attaccato e che l'abbiamo comprato, ne ho approfittato e ho fertilizzato tutti i campi, quindi abbiamo tutti i campi con la doppia fertilizzazione, quindi siamo al 100% con la produzione. Allora, vedete che sono in giro col 180, siamo a luglio, andiamo a fare una cosa un po' particolare che sarebbe carina fosse sviluppata anche direttamente nel gioco. Io me la sono inventata un attimino. Andiamo a fare, adesso vi faccio vedere, ho creato una piccola zona, adesso se mi ricordo da che parte devo andare, questo lo prendiamo sotto, quasi, mi apro un attimo la minimappa. Sì, dovrei essere giusto, me ne manca ancora strada, comunque siamo giusti. Andiamo a fare, vi spiego allora intanto che arrivo. Ho creato una nuova piccola zona all'interno della mappa, ho fatto un'azione di disboscamento, mi sono creato nella parte più alta della mappa, che dovrebbe essere qua se non sbaglio. No, qui si va su in una produzione, ho sbagliato strada, devo continuare di qua. Mi tengo la minimappa aperta che così capisco più o meno dove devo andare. Nella parte, sapete che questa mappa, la Resolve Forest, a parte i piccoli campi che ha già di suo, il resto è tutto forestale, quindi tutte le zone che vedete me le sono create io da zero, compresa la farm. E sapete, chi mi segue avrà notato che la mappa praticamente nella parte dove ho fatto la farm è molto bassa, diciamo, è nella zona più bassa come altitudine, mentre questa zona qua dove stiamo andando è la parte più alta. Infatti vedete che è bella in salita andare su di qua. Ecco che sono andato a simulare che io la mia farm, la mia fattoria ce l'ho in una zona molto bassa della valle, e qui in cima figuriamo che siamo in alta collina, quasi montagna.
qua da me in Trentino tuttora si i mesi estivi, già il mese di giugno, fine giugno fino alla metà di settembre circa, e si portano gli animali, in particolare le vacche, all'alpeggio. Quindi vengono portate qui da me, penso che si chiami un po' dappertutto, è la Malga, e dove appunto c'è l'alpeggio per tenere ho schiacciato il bottone sbagliato, scusate, dove appunto portare le vacche per l'estate in una zona più, più alta di altitudine, quindi una zona più fresca dove soffrono meno il caldo e dove trovano un'erba migliore, più nutriente e via dicendo. Questa strada l'ho creata, l'ho fatta io, quindi tutti sti sali scendi e ste curve me le sono inventate. Non la trovate questa strada se giocate in questa mappa. E ecco qui sopra che cominciamo a intravedere, dopo un bel po' di viaggio, cominciamo a intravedere la nostra Malga. Intanto qua devo scalare. Qua dietro ho il nostro rimorchio con le 9 vacche, le nostre 9 vacche da latte. Le portiamo per una produzione appunto di latte d'alta quota con un formaggio d'alta quota. Allora, intanto andiamo a scaricare le mucche e dopo vi faccio vedere la zona come l'ho pensata. Questa stradina sempre l'ho fatta io. Allora, qui sulla sinistra c'è il pascolo per le pecore, perché volevo figurare che portavo anche le pecore all'alpeggio. E qui abbiamo il pascolo per le mucche. Allora, se non ricordo male, qui c'è la zona di scarico delle vacche. Esatto. Le selezioniamo, sposta nell'allevamento. Sì, ok. Ed ecco che le nostre mucche adesso sono libere all'alpeggio. Allora, intanto ci giriamo. Non dovrei girarmi sul pascolo, ma là. Questi sono dei recinti aperti, senza recinto. È un gioco di parole un po' strano, ma questa recinzione l'ho messa io per delimitare un attimino la strada. Allora, parcheggiamo qua così ed ecco che vi porto a vedere. Aspetta che spegniamo i fari, i lampeggianti, se no rimaniamo per strada. Allora, qui davanti abbiamo il caseificio della Malga. Vedete che c'è all'interno la cisterna del latte. Se si può entrare, mi sembra di sì, sì, ecco qua. Ecco che c'è la cisterna del latte, qui c'è i vari qui c'è la vasca d'affioramento per il burro, qui c'è il pentolone per la produzione del formaggio, appunto. Qui non so se c'è la possibilità di accendere le luci, non ricordo. E qui davanti annesso piccolo ristorantino con punto vendita dei nostri formaggi, eccoli qua, no, non si può entrare, comunque là dentro c'è il punto vendita dei nostri formaggi, qua un piccolo ristorantino della Malga per i turisti, con tanto di cartoline, ricordo, e altalena, sentite qua, belli immersi nella natura. Ed ecco che se andiamo a vedere gli animali, le mucche adesso le troviamo alle mucche alpeggio estivo. Sono senza cibo, senza acqua, quindi dobbiamo provvedere. Allora, qui c'è il capannone della Malga, ed ecco che per lavorare qua in Malga abbiamo qua un favorite 511 e un Kramer per movimentare le balle. Allora, andiamo, qui abbiamo l'acqua che andiamo a caricare alla fontana, perché l'alpeggio giustamente ha bisogno anche di acqua da bere per
per le vacche. Qui andiamo alla fontana, e se no là davanti avrei anche l'idrante. Comunque vedete che anche qua la fontana si ricarica la nostra botte. Se no adesso nel passare vi faccio vedere, qua sulla destra abbiamo l'idrante che oltre a fare un servizio antincendio mi dà la possibilità di caricare anche l'acqua da portare alle nostre vacche o alle nostre pecore. E te cosa ci fai qua? Torna dentro. Non è che sono libere, possono andare un po' dove vogliono, però. Allora vediamo, l'acqua va scaricata nella seconda, immagino. Vediamo. O nella prima qua dietro. Qua dietro, eccolo qua. Vediamo se cresce l'acqua qua. Sì, sembra che questo sia l'abbeveratoio. Sì, decisamente c'è dentro l'acqua. Andiamo, bisognerebbe portargliene ancora. Non vi tengo qua sicuramente tutta la puntata a vedere trasporto d'acqua. Ops. L'ho fatta un po' stretta qua la zona, però. Ecco, vedete le nostre mucche che stanno pascolando libere. Appunto, stanno pascolando sul pascolo. Questa, ripeto, è tutta una zona che ho disboscato io, quindi andiamo a ricaricare. Vi faccio vedere che anche qua dove c'è l'idrante si può ricaricare l'acqua, che così ne portiamo altri 4.000 litri. Vediamo come siamo messi. Eh sì, bisogna portargliene almeno un altro rimorchio. Mi sa che alla fontana si ricarica più velocemente. Eccoci, pronti. Facciamo una manovra lungo la strada. Ho trovato sta botte un po' una mod per avere una botte diversa, che di solito che non si è vista, insomma, diversa da quella che ho giù in farm. Ed ecco che veniamo a scaricare ancora l'acqua. Dopo guarderemo di portare anche un paio di balloni di fieno. Qui all'alpeggio non facciamo razione mista. Ecco che la prima mucca viene a bere. Non faccio razione mista, voglio tenere qua solo ed esclusivamente fieno e nulla di più. Ok. Appunto, perché già di loro in teoria dovrebbero pascolare e cibarsi dell'erba che trovano di alta montagna. Quindi, allora, qui abbiamo il punto di ricarica per le auto elettriche, per le bici elettriche, per i turisti che vengono a trovarci e anche per il nostro Kramer, perché mi sembra che il Kramer infatti è elettrico. Allora andiamo a prenderci due balloni di fieno. Ok. Oh. Preso il Kramer elettrico, totalmente non impattante per l'ambiente, visto che siamo in un ambiente incontaminato qui in alta quota. Per il trattore ho preso un Fender, non ho voluto prendere un trattore elettrico, però se la regione ci dovesse dare dei contributi per sostituire il Fender con un trattore elettrico da tenere al pascolo, magari. Vediamo se basta mettere qui. Sì, esatto, hanno preso i due balloni. Ecco che abbiamo dato circa 9.000 litri di fieno. E vedete che ci danno una produttività dell'80% e sono quasi pronte per la riproduzione, oltretutto le mucche, quindi penso che andranno a partorire qui in alta montagna.
Ok, allora comunque avete visto che ci siamo inventati anche l'alpeggio, adesso qua così. Aspetta, aspetta, che qua rischio di cappottarmi. Come lì abbiamo il recinto per recinto, lo spazio per il pascolo delle mucche, qui abbiamo il posto per far pascolare le nostre pecore qua sopra. Vi faccio vedere in mappa. Vedete qui la zona più bassa della mappa, da qui tende a salire e questa zona qua è la più alta di quota, quindi il pascolo l'ho fatto qua. E vedete che abbiamo il recinto per le mucche, l'alpeggio estivo, e le pecore alpeggio estivo. Adesso di preciso non mi ricordo quanti ce ne stanno, vediamo se mi ricordo come si fa per capirlo. Allora, animali, pecore, l'alpeggio, ce ne stanno 40, invece nelle mucche ce ne stanno 50, quindi possiamo portare 40 pecore, pecore che mi sembra che ne abbiamo 24, quindi potremmo tranquillamente portarle. Allora, vediamo. Le nostre pecore, eccole qua. Infatti ne abbiamo, hanno 9 mesi, ne abbiamo 24. Potremmo portarle quasi quasi al pascolo anche loro. Adesso vediamo. Gli animali dietro. Ci sono i maiali senza da mangiare. Boh, allora andiamo a dar da mangiare un po' ai nostri maialini. Portiamo a posto il Kramer su in deposito, su al capannone. E ci vediamo tra un attimo, ragazzi. A poco. Eccoci alla veloce per la chiusura della puntata, perché vi ho tenuto parecchio a chiacchiere, vi ho fatto vedere l'alpeggio, quello che mi sono un attimino inventato per e migliorare la veridicità del gioco, perché vi ho detto che qua da me, ma tutte le regioni, montagna, le vacche le portano all'alpeggio, anche se adesso tendono a portare un po' di più le manze, meno le vacche da latte, però diciamo che io ho deciso di portare le vacche da latte per fare il formaggio di malga, tutto qua. Allora, andiamo a caricare, se trovo. Il punto di carico qua. Eccolo. Vediamo se riesco a caricare tutte le pecore. No, ce ne stanno 12 alla volta. Perfetto. E quindi andremo a spostare, eccole qua, le nostre pecorelle. Andiamo a spostare le nostre pecore all'alpeggio. Ne approfittiamo un attimo qua per dar da mangiare ai maiali, perché abbiamo visto che sono senza. Accendiamo qua. Sentiamo un po' dell'alimentazione. Qui 95 litri appena. Andiamo a scaricare quel poco che abbiamo e adesso dobbiamo andare a vedere se abbiamo ancora cibo, perché qua è troppo poco, siamo messi maluccio. Speriamo di averne lì ancora. Se no, devo inventarmi di andare a comprarne. Bene, io finisco di dar da mangiare i maiali, porto le pecore, faccio i due viaggi di pecore su all'alpeggio e vi aspetto per la prossima puntata. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao ragazzi!